Siamo qui con Ilaria. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti, ciao. Allora, il 6 di luglio è uscito il vostro terzo disco, Nessuno segna da solo, un disco che già dal titolo, insomma, dà l'idea di essere un progetto proprio di squadra. Infatti, tutti voi avete collaborato in qualche maniera, appunto alla realizzazione di questo progetto. Allora vi chiedo un po' se ci raccontate come si è sviluppato. Allora, sicuramente nasce da un'idea di collettivo, nasce dalla necessità di voler mettere dentro a questo lavoro artistico per avere il pensiero di ognuno di noi. Ci serviva cioè ci serviva dare, con una frase, dare l'idea di quello che noi siamo, cioè ovvero siamo una squadra musicale, un team che perdura da 10 anni, che indipendentemente da quelli che sono i successi e gli insuccessi, resta insieme unito. E nessuno segna da solo è la frase più giusta per poter descrivere tutto Per quanto riguarda invece il nuovo singolo, i 90, è un singolo insomma, che riprende un po' anche in maniera nostalgica, se vogliamo, quello che sono stati insomma, gli anni 90, con riferimenti insomma, da Baggio a tante altre cose, al Game Boy insomma, che si usava in quegli anni. Quindi cosa ci potete raccontare appunto riguardo questo nuovo singolo? brano del 90, perlomeno a livello autorale, nasce da quella che è la mia visione che ho avuto dei 90 attraverso gli occhi di mio fratello, che era un po' più grande, io avevo 94 o 10 anni, e sognavo e vedevo tutto quello che lui faceva, lo vedevo come qualcosa di magico, di assurdo. Questa memoria emotiva, cioè quando vedevo il suo 50, vedevo che suoni boppando, questa memoria emotiva mi è rimasta e ha fatto sì che dopo anni, riguardando alcune di quelle foto, mi è venuta questa frase, ma che belli 90, e da lì sono partito e ci ho scritto questa canzone sopra, che poi abbiamo lavorato insieme ragazzi, anche a livello musicale, per cercare di portare dentro qualcosa che appartenesse a quegli anni. A livello di sound, sicuramente insomma, questo disco è il più maturo dei tre che avete fatto, con il nu folk che si unisce ancora di più insomma, al sound internazionale. Quindi come avete lavorato appunto, a livello di sonorità e se c'è tra gli obiettivi anche magari quello di andare sul mercato estero. A livello di suono, diciamo che abbiamo fatto un upgrade rispetto al new folk di qualche anno fa, nudo e crudo, e ho aggiunto abbastanza molto elettronica, direi. Ma soprattutto abbiamo avuto modo di lavorare bene sui particolari, su tutte le sfumature, infatti ci abbiamo messo un annetto e mezzo. Questo ci ha permesso di inquadrare bene tutte quelle che erano le sonorità, gli elementi che volevamo tenere. Gli elementi anche che ci contraddistinguono dal vivo, come le percussioni oppure determinate performance vocali di Daniele che ci sono su Finché il cuore batte o su È fantastico. Abbiamo cercato di lavorare queste cose al dettaglio, sempre con l'aiuto di Dario, che è stato il nostro produttore artistico, che ha supervisionato il tutto. E, niente, cioè tutto quello che siamo noi, sia a livello autorale, parlando di Daniele, sia a livello musicale, i miei sei, perché dal mio folk abbiamo spaziato ancora di più e siamo riusciti a mettere dentro le visioni musicali di tutti noi sei, insomma. Ecco, hai citato Finché il cuore batte, e qui c'è una frase molto bella che è esisti, resisti, insisti. E questo può essere un messaggio, insomma, anche ai giovani, ai ragazzi, visto, insomma, la società in cui viviamo, a non mollare, a credere nei propri sogni. Era questo, insomma, Certo, secondo te. noi quando scriviamo, cioè, quando c'è una canzone, c'è una canzone che in primis scriviamo per noi stessi. Cerchiamo di essere il più possibile sinceri con noi stessi per far sì che poi nel momento in cui arriva il pubblico comunque ha la sua verità. E questo è il mantra con il quale io vorrei svegliarmi tutte le mattine. È il mantra che vorrei recitarmi ogni volta che ho dei momenti di difficoltà, perché in realtà abbiamo questa grande occasione che è chiamata vita e dobbiamo assolutamente insistere e resistere. Invece, per quanto riguarda la collaborazione con Federica Carta, come si è sviluppata, che cosa ci raccontate? Se è nata dentro Queste mura. queste mura. Beh, avevamo questa canzone che era una canzone d'amore, non che nascono spesso nel nostro repertorio. Una canzone che si prestava per un gioco per due perché era proprio era pronta per un duetto. E nel momento in cui c'è stato fatto il nome di Federica, noi conoscevamo esattamente quelle che erano le sue capacità vocali e interpretative, e abbiamo dato il nostro sì. Poi lei ha ascoltato il brano e ha subito accettato, è stato
da lì poi è nata sull'orlo, siamo stati tutti molto felici di quello. Visto che il nostro quotidiano si occupa anche, oltre che di musica, di spettacolo e di sport, e ricorre appunto nelle vostre canzoni l'idea insomma del calcio, del team, della squadra, Baggio, insomma il calcio, volevo chiedervi se voi siete appassionati ovviamente di calcio, se avete una squadra del cuore, insomma, così, una curiosità. Io sono milanista, l'ho messo anche ecco. Nel 90, il Milan di Sacchi, ecco. 89-91, poi c'è quello di Capello, poi... Ok, comunque io sono super milanista, avevo le cassette, negli anni 90 mi venivano regalate le cassette del grande Milan e adesso poi vedere certo Ronaldo alla Juve ci fa dire che nessuno segna da solo potrebbe essere messo in discussione come titolo, però la vediamo, magari viene rafforzata il titolo, poi loro ecco, non so. Allora io con grande dispiacere per i 90 lui ci ha messo Sacchi, ma ci voleva mettere anche Maldini, io sono interista, quindi ho detto abbiamo messo un calcio. No, Baggio che avevo entrambi, dai. Sì, esatto, dai. Ho provato questo. Io con il calcio in realtà ho smesso. Cioè, mi appassiona molto le partite. Effettivamente quando le guardo sono sicuramente belle, ti appassionano, però finisce lì per me. Ok, a livello invece di live quest'estate, cosa avete in programma? Live avremo il 29 luglio, il primo live in una piazza importante delle Marche, Ortida, e a Piazza del Popolo, dove faremo per la prima volta lo spettacolo nuovo che spettacolo al quale crediamo moltissimo, abbiamo lavorato moltissimo, super energico, super power, il più forte degli ultimi anni, abbiamo ancora di più puntato sull'energia, e nel quale faremo i nuovi brani, quindi se volete ascoltare le nostre nuove canzoni, dovete venire il 29 luglio ad Ortida. Ok, e dopodiché? Dopodiché ci saranno i dati, cioè Piena, Nove, eccetera, eccetera. Ok, dai, un saluto per i nostri lettori di Spettacolo Musica Sport Quotidiano. Allora, un saluto a tutti i lettori di Spettacolo Musica Sport Quotidiano da parte della Roma. Ciao, ciao. Grazie.